Quattro cani per strada, mi ricorda la canzone di Gregorio. Iniziamo con l'abbaio quest'oggi, non so se l'avete sentito. Chi abbaiava era Rutella, stava abbaiando un po' alla mattina. Buongiorno Simona Tonini, intanto, un mondo di donne. Piacevolmente un mondo di donne, perché troviamo queste donne ai vertici dell'Unione Europea. Lei si chiama Roberta, già un nome bellissimo, Roberta Metsola, che è la leader più giovane della storia proprio del Parlamento Europeo, come presidente, e che ha sostituito il compianto, dobbiamo dire, Sassoli, che poteva essere papabile anche quale presidente invece della Repubblica Italiana. Mentre qua in Italia, questo è quello che accade a Strasburgo, qua in Italia penso che si vada alle elezioni in DAD. Oggi siamo tutti in DAD, visto che dovrebbero fare DAD, insomma, non vedo il problema, no? Avremo un presidente in DAD, poi abbiamo le contromosse, si comincia a capire forse il perché della mossa del Cavaliere, che non difficile che arrivi veramente al Quirinale, però a qualcosa sarà servito questa sua discesa, ennesima discesa in campo. Sei pronta con i numeri intanto del giorno, Simona? I numeri, intanto saluto Cristina che ci segue, che ci ha salutato. Ciao Cristina, salutiamo tutti quelli che ci seguono in diretta, poi quelli che ci riseguono attraverso i podcast. Salutiamo Sussurrandum di Crema che ci ritrasmette, Fronte del Blog su cui siamo, e naturalmente tutti gli ascoltatori di Radio Raccontiamoci. Allora, numero del giorno, andiamo, oggi hai preparato tra l'altro il numerone, eccolo qua. Eccolo, il racconto dei numeri oggi, 19-1-2022, sostenuto dall'8, tutto ciò che nasce oggi è dotato del talento del potere, dell'abbondanza e dell'autorevolezza. Allora, oggi bisogna cominciare qualche progetto, visto che c'è questa abbondanza, autorevolezza, che sarebbe un progetto quasi presidenziale, allora, da cominciare oggi, non so, sì, facciamolo sapere. L'otto da quell'idea, insomma. L'otto da quell'idea, da quelli che vogliono mettersi in lista. E dal numero passiamo alla macchina del tempo. Quest'oggi abbiamo tutto concentrato, la nostra Simona all'inizio, perché poi va in DAD anche lei. e quindi abbiamo la macchina del tempo. Chiudiamo gli occhi e andiamo nel 1808 a scoprire cosa raccontava in prima pagina Libertà. La macchina del tempo. Notizie dall'altro secolo. Danubio blu, è il bel Danubio blu. 21 marzo 1893. Un pugno ben assestato e fece bene. Questo è il titolo. È un inno alla violenza. Vabbè, la notizia era questa. Quel tal Toscani Giacomo, imbiancatore, detto Bagheri, eternamente noioso e disturbatore dei pacifici cittadini, ieri, come suo costume, dopo aver gridato per le strade in via San Lazzaro, insultava un lattivendolo, tale Bosini Camillo, il quale rispondeva al Toscani assestandogli un potentissimo pugno al viso, e fece bene. A questo Toscani non dava fastidio, Piacentino. Questo è articolo di Libertà. Nel 1800 si prendevano le parti delle persone e fece bene. Cioè, oggi, sai, in una lite tutti hanno torto, non si può, c'è tutto questo politically correct, no? Ma poi alla fine avremmo voglia veramente di dare un pugno sul muso a qualcuno. In questo caso, cos'era il Toscani? Chi è che Era proprio noioso e disturbatore. Noioso. Dai Piacentini dell'epoca. Va bene, questa era la notizia del 1800. Avete qualcuno? Non date pugni sul muso voi, comunque. No, assolutamente. Dimmi. No, un altro 21 dicembre 1800, 7 gennaio 1894, Libertà annuncia il giornale, va in macchina alle 7 del mattino e reca tutte le notizie della sera precedente e della notte. Diceva come funzionava, insomma. Come funzionava, poi dopo invece si sarebbe passato al notturno, i giornali poi nell'altro secolo si iniziavano a fare invece di notte, qui la mattina presto, anche perché insomma il racconto era molto più lento ai tempi, e quindi si poteva uscire
anche alle 7 cominciare a lavorare il giornale con le notizie che erano arrivate durante la notte. Grazie Simona, quindi con te. Io scappo in chat, ma ti ascolto. Vabbè. Ciao a tutti. Scappi in dad e noi andiamo ai giornali. Andiamo ai giornali. Eccola la nostra Simona che va, ma andiamo ai giornali. Apriamo proprio la prima pagina con il Corriere della Sera. Grillo indagato, shock nel Movimento 5 Stelle. Questo per quello è la promessa da marinaio, no? Perché sapete c'era tutto il jacuzzi, il grillo, dei grillini, però c'è questa indagine, l'accusa è sui contratti pubblicitari per il blog con la Mobi in cambio di aiuti politici, quindi qualcuno sta vociferando più di questo scambio. Se fosse tutto se fosse all'americana sarebbe una lobby, no? Si sa che alcuni partiti portano le ragioni di alcuni industriali, ma da noi questa cosa non si può fare, diventa un reato. Inchiesta a Milano. Nessuno ce la fa da solo, sotto si vede questo titolo nel Corriere, nessuno ce la fa da solo, il centrodestra alla prova. È un po' forse questa l'intenzione del Cavaliere, lo si capisce dal senso di Berlusconi, dalla vignetta anche di Giannelli, altro, perché si chiamava Operazione Scoiattolo, quella di portare il presidente Berlusconi, già nominato di suo presidente, cioè nasce e ce l'ha attaccato questo nome al Quirinale, ma più che un'operazione scoiattolo, un'operazione volpe, perché vorrebbe forse far venire fuori il nome che invece dal centro-sinistra, per poi capire, insomma, si ricomincia con il Toto Colle, anche se io ho detto di nome, per me se ne dicono tanti, ma alla fine solo uno ma che dovrebbe prendere entrambe le parti, perché difficilmente, se Draghi andrà al Quirinale, poi ci sarà il problema del governo, quindi vedete, avremo veramente delle sorprese. E andiamo adesso sulle prime pagine dei quotidiani locali di oggi. Qui si comincia a capire e a non capire. Allora, fuori da Omicron a fine mese, però poi c'è l'OMS che ha due teorie invece su questa uscita. Certo è che Libertà invece titola: l'epidemia taglia le cure, meno operazioni e visite, picco dei contagi è stato superato, ma 190 sono i ricoverati, che sto andando sul locale, e le notizie locali dobbiamo poi moltiplicarle, no? Per tutte le province, le città italiane. Il Covid dilaga a scuola, ad esempio, questo titolo della Provincia, quarantena per 6.000. E vabbè, questa è una curiosità dal Giornale di Brescia: una base Novax per pass e tamponi falsi. Siamo arrivati ai tamponi falsi, all'idiozia dei tamponi falsi. E ai ferri corti invece per lo Stretto, ma Giornale di Sicilia, ma ferri corti probabilmente sono loro due che vediamo in prima pagina, Berlusconi e Salvini. Da qui si aspetta, poi Salvini aveva detto che aveva una sua un suo modus poi di parlare, di trovare il candidato per il Quirinale. Interessante e curiosa questa notizia dal Tirreno: lo stop al telemarketing, perché chiamate bloccate iscrivendo il cellulare o il fisso a un registro, è una specie di app che dovrebbe evitare le chiamate del telemarketing. E adesso andiamo, oggi abbiamo rivoluzionato un po' la nostra scaletta, quindi mi sto muovendo un po' anch'io più lentamente del solito, ma andiamo su Fronte del Blog, dove vediamo cosa troviamo in prima pagina, e si parla di Paolo Di Canio, ex calciatore e opinionista del pallone, e quindi le novità del calciomercato. Ma invece l'articolo di fondo
di cronaca vera, c'è finalmente una luce in fondo al tunnel, no? Ci viene incontro un tir. Insomma, questo è un articolo da leggere in questa Italia che esce dalla pandemia, non esce, in questo mondo che sta cercando in qualche modo di uscire dalla pandemia. E abbiamo Stefano Mauri, dovrebbe essere pronto con la sua passeggiata. Oggi lo troviamo così. Ciao Stefano, buongiorno. Eccoci qua. Mi consenta Roberto Forti. Prego. Consente molto istituzionale. Quindi mi unisco al gioco. De che? Indovina il presidente. Indovina chi? E auspico Roberto Forti for president e Jalis presidenti dell'Ariston a Sanremo. Certo. Certi amori fanno giri immensi e poi finiscono. Trussardi e Michel Unzi, che erano annunciato via social, che si separano pure loro in questo autunno inverno pazzo, dove chi si doveva separare, Icardi e la meravigliosa Wanda, sono rimasti insieme. Avevano delle ragioni. Non si sa cosa succederà tra l'ex De Martino e Belen. E dove appunto, l'abbiamo detto poc'anzi, si sono invece separati la bionda internazionale popolare Michelle e Nautzinger. E se la Michelle la butto lì, sì. Rimasse con Ramazzotti. Cioè, adesso oltre a parlare delle separazioni, li rimetti insieme anche. Ma Stefano, si separeranno anche Dybala e la sua signora? La Juve. Lo scopriremo vivendo. Ma Agnelli e Yelkan, vale a dire la presidenza e la proprietà, si sono arrabbiati per la non esultanza di Dybala sabato scorso, dopo il gol che ha fatto all'Udinese con la Juventus. Ha fatto questo, un gol, l'ha tenuto per sé, ma tanto fatto tortello. Ciao. Da Stefano Mauri è quanto. Buongiorno a tutti. Buongiorno, ha fatto punteggio comunque, anche se poi ha tenuto il gol per sé. E vogliamo i Jalis a Sanremo, dai, scriveteci che stiamo reinviando, poi giriamo le vostre mail ad Amadeus. E con Stefano Mauri quest'oggi chiudiamo qui il